benvenuti ad un altro unboxing video. Mi scuso innanzitutto per non aver fatto dei video per tantissimo tempo, ma ormai sapete qual è il motivo, è lo studio, l'università. Ho appena ricevuto questo pacco dalla Cina, è un oggetto molto particolare che ci tenevo a mostrarvi. Che tenevo a mostrarvi e procediamo subito con l'unboxing, poi vi dirò in seguito i dettagli. Ho già tagliato il nastro, lo potete vedere un bel packaging all'interno, bubble wrap, very good. Ok, questo è quello che è all'interno del pacco. Un secondo che tolgo il bubble wrap e vi mostrerò che cosa abbiamo. Ok, 3, 2, 1, go! Oh my god! Oh, porca miseria! È fenomenale! Ok, non si tratta di... La Hot Toys ha prodotto un action figure di Hellboy. Ovviamente non si tratta di quella della Hot Toys, ma devo dire che non so se... io non ho visto di persona quella della Hot Toys, però questa è fenomenale, ve lo assicuro. Adesso vi faccio vedere da vicino. Dunque, l'ho comprata su eBay. Vi metto il link del venditore nel box informazioni. È un venditore molto, molto bravo, molto cortese. Il prezzo è molto buono. Ho pagato soltanto 140 dollari per questa action figure spedita. Guardate le headscout, è impressionante. Fenomenale. Quindi hai il sigaro, tre head sculpt, di cui uno con le corna. Bellissimo. La Big Baby, la Samaritana, due mani intercambiabili di quelle, diciamo, rocciose, due mani intercambiabili di quella normale. I proiettili della Big Baby, molto bella. E come potete vedere, l'action figure è fatta veramente bene. Il corpo è un body muscular, body muscular, molto molto bello. Veramente la cintura fatta molto bene. Sembra di cuoio vero, ovviamente non so se è cuoio vero. Molto molto bella. E dicevo, quindi ho pagato soltanto 140 dollari, compresa la spedizione dalla Cina. E ovviamente su eBay in realtà il prezzo del venditore è un po' più alto, però se voi gli proponete una transazione al di fuori di eBay vi farà un piccolo sconto, insomma ve lo farà 140, compresa spedizione, almeno in Italia, ora non so, penso anche nel resto del mondo. Quindi molto molto contento di questa action figure. Considerate che quella della Hot Toys è arrivata a prezzi enormi e prezzi esorbitanti perché ovviamente è sold out e quindi ce ne sono pochissime in giro. Ma questa vi assicuro che è veramente a livello di quella della Hot Toys. Vorrei un attimo mostrarvi. Veramente bello. L'unica cosa negativa è che non ha una base. L'unica cosa che avrei voluto è una base. Però vi assicuro che l'action figure è spettacolare. Il rapporto qualità-prezzo non si batte. Non si batte.
Ok, con questo unboxing vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, spero a breve, magari con una review, magari di questo Hellboy, una review approfondita. Se vi interessa una review approfondita, richiedetela nei commenti, io ve la farò molto volentieri. Che dire, che altro? Novità dal Comic Con, un sacco di bellissima roba, NECA, Mattel. Veramente Hot Toys, Hot Toys ha deciso veramente di distruggere il mondo con le sue action figures. Veramente, quindi ci aspetta un anno, l'anno prossimo sarà denso di grandi action figures e di grandi collezionabili, quindi speriamo di avere abbastanza soldi. Ok, con questo video quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta.